Non sento. Andò. Andò. E ti ho persa. Supera ste macchine. Io sono davanti, ti dico, non c'è la polizia. E non ci sono autovelox. Ti ho visto che hai superato la Clio, eh? Sì. Beh, io l'azzardo. Senza voler azzardare troppo, però. Sorpasso 80 velocità dentro al codice della strada. Madonna, dove va per superare il ciclista questo? E si è portato davanti alle macchine. Ma io me la sento, ho paura, poi se c'è il centro abitato. Lo so, ma ho superato dentro il limite di velocità, Guttanen. Occhio che è 40 addirittura. Sono da 30. Sembra di avere un vibratore in mezzo alle gambe. Allora ti piace. E la moto che vibra. Comunque ti ho persa, sei talmente lontana che ho perso il segnale. Non sento. Andò. Andò. E ti ho persa. Supera ste macchine. Io sono davanti, ti dico, non c'è la polizia. E non ci sono autovelox. Beh, comunque, fans, la strada che scende dal Grimsel è bella, in mezzo al verde, asfalto impeccabile come classico della Svizzera. Cioè, non c'è chissà che paesaggio, una strada di collegamento che scende, però dai, bella. Ah, guardate qua la galleria psichedelica. Guarda le lucine. Ha tutta la curva bella bagnatina. Pronto? Pronto? Non sento? Guarda che belle lucine dentro una galleria. Sì, è vero? Sì. Quindi hai superato? No. Ah. Luna Colombo dietro le macchine. Ti ho visto che hai superato la Clio, Sì. Guarda come piove giù dalla roccia. Ah, sì. Luna, non arriva in macchine, però non ci sono posti di blocco, non ci sono autovelox. E boh, quindi cosa faccio? Devo accelerare? Supera le macchine, almeno vieni qua dietro, no? Sennò cosa facciamo? Tutto il viaggio dove tu sei tre macchine dietro? No, ma io l'ho superato, solo che c'è il limite e quindi vado piano. Ah, vabbè, ma vieni, ti dico che non c'è un cazzo. Cioè, vabbè, non andare a 100 all'ora, però io sono a 60, raggiungimi. Cioè, non superare il limite, però vai al limite che vedi che mi raggiungi in fretta. Qual è il limite adesso? 80 qua. 70? 80, ma mi... Guarda, i campi verdi, coi fiorellini. Ah, senti che buon odore. Di erba. Io ho una fame della Madonna. Mi si è spenta la sola, la GoPro. Fa niente, tanto sta statale. Mancano 30 km, 54 minuti. Ancora? Mi ricordo un po' la strada che scendevo dall'Albula dove non c'era neanche un'emozione. Ah, è vero, sì. Innerkirchen. Sta scendendo tutta la candela addosso. Dal naso? Sì. Bello, bello, molto bello. Sexy soprattutto. Sì. Salve a tutti. A tutti e tutti, Noi dobbiamo andare a destra.
Bene, Fans, mi sa che siamo arrivati giù da una strada, quella del Grimsel, e siamo pronti per salire su quella del Susten. Il che vuol dire che sarà il caso di cambiare le batterie. Anche se dice che mancano 27 chilometri, 50 minuti, mi sembra un po' eccessivo, sinceramente. Minchia. Ma che bel prasone verde. Ho cagato su ogni singola pianta, eh? Che citazione era? Lo Sfurione degli Anelli. Ti piace il mio prato verde? Ho cagato su ogni singola pianta. Non mi ricordo che dicesse così. Sì, sì. Quello cattivo... Gollum. No, quello che assomiglia... Lo stregone. E chi è? Quello che assomiglia a Gandalf, ma è cattivo. Boh. E certo. Boh, non mi viene in mente. Cioè, lo stregone è quello che era cattivo con i capelli bianchi lunghi e la barba lunga. E che stava dalla parte di Sauron. Ah, non mi viene in mente. Questo mi sa di posto veramente sperduto. Sì. Ma che poi è tutta 60 qua al limite. Non so perché. Freddo. No, 21. Era freddo. Più che altro che quei nuvoloni lì non facciano scherzi. Mm. Beh, comunque quando siamo in cima al Susten siamo a metà giro, secondo me. Dopo ci manca il novena? No. Sì, perché in realtà puoi fare o il novena, che si chiama Nüfen, o il novena o il Furka per tornare sulla strada che dobbiamo fare, perché sono lì uno di fianco all'altro. Cioè, il Furka lo prendi prima di fare il San Gottardo, il novena lo prendi dopo aver fatto il San Gottardo, ma il San Gottardo tanto lo fai con quello stradone, un quarto d'ora l'hai fatto. Diciamo quello più corto. No, il più corto è il Furka che è prima, però l'abbiamo già fatto e volevo fare il novena che non l'abbiamo mai fatto. Ah. A posto? Sei diventata muta? No, bene. Un po' di sonno. Cioè, mi viene sonno quando facciamo queste tratte qua di merda. Beh, dai, è piena di curve. No, lo so, però non si può andare veloce. Ma quello è il mood della giornata. Siamo a Füren. Conosci, no? Famosa località. E che tempo di merda che c'è qua. Madonna, sì. Ma poi quanto sono alte queste montagne? Un botto. Meno male che poi noi dobbiamo andare verso destra che c'è il cielo azzurro. Ma è proprio che brutto lì. Pensassi su a fare l'escursione. Pensa se arrivi lì sul bordo e scivoli. Ma è proprio strapiombo, È proprio brutto. Ma figata però, Cioè, è bello, però che paura. Guarda anche lì come sono appuntite le montagne. Madonna. Che pinnacoli, che guglie. A parte la seggiovia anche che va su, Guarda qua. Sì. Guarda le cascate, che belle. Sì, beh, sono delle piscione. Cioè, sono delle pisciate. Sì, però sono fighe una di fianco all'altra. Sono delle piscione. Ma cos'è, una Bentley? No, una Chrysler. Cioè, 50 era perché c'è un bar. Il camping? Beh, però dai, che bel paesaggio, che bel tempo, tutto molto bello. Guarda il lato positivo, stiamo respirando un po' d'aria pulita. Sì. Ho salutato anche il tipo di scooter. Cosa? Ho salutato anche quello con lo scooter. Ah. E comunque c'ha la tuta. C'ha il vero spirito del motociclista. Magari non sa mettere le marce. Ciao, ciao, ciao.
Ciao Sans. Però che bella sta strada. Sì. Sta tra le rocce così. Ciao Fans. Ci siamo fermati in questa terrazza panoramica prima del System Pass e abbiamo cambiato le batterie e ci siamo vedere che paesaggi con ghiacciaio, una figata.